Ha nevicato stanotte, ha nevicato. Ben 3 millimetri e mezzo. Pronti per la sciata in polverone. Speriamo in visibilità un po' migliore di ieri, va là. Forse oggi abbiamo trovato la traccia subito, forse. Forse? È tutto da vedere. Quota 1950 più o meno. Comincia ad esserci anche un po' di sole dall'altra parte della valle. Però dai, sembra buono il tempo oggi. Ecco, vediamo la nostra destinazione, questa qua centrale. Ah, pizzo, cucchiaio piccolo, qualcosa del genere. Kleine, vabbè, non so il tedesco. Qua 6 km di piana, non finisce più, è un freddo allucinante in questo buco. Temperature siderali. Ma non so, fuori si sta in maglietta, qui sarà meno 10. Boh, inversione termica delle doline, classica. Vabbè, saliamo che fa un po' più caldo su. Rischio. Mamma mia, che brutta neve qui, proprio terribile oggi. E poi con tutta la gente che c'è davanti non troveremo neanche un metro di neve vergine in tutto il pendio, eh? Che robetta. Superficiale però. Senti, vediamo quello sotto. Che male! No, io sotto è tranquillo. No, dai. Allora, noi ci stavamo interrogando su una cosa. Premesso che lì c'è un accumulo da vento, abbiamo deciso di non passarci e di girarci prima. Non so, non mi ispira fiducia. Detto questo, se c'è qualcuno che guarda questo video, che è esperto o che ha da dire la sua, fatemi sapere cosa avreste fatto voi. Adesso si vede un po' meno perché è andato via il sole. Però, boh, lì è un po' lavorata, quindi detto questo ci giriamo tra poco e scendiamo. Pronti? Partenza! Ale! C'è un buco! C'è un fosso! Non l'ho visto! Niente, proviamo così, eh. Non si vede nulla. Non si capisce una mazza. Non vedo niente, non vedo niente. È buona! Credo! E niente, ah, così, va così oggi.
sarà la neve più bella della vita qua. Vabbè, allora rovinata no, quasi due curve belle si stanno facendo. Si torna con le pelli. No, arrivare fino lassù, la parcella lassù, poi scendere dietro sperando che si veda veramente qualcosa, perché così diventa brutto, nel senso, la neve è bellissima, pendio perfetto, passato nessuno, e non puoi spingere perché non vedi un tubo e rischi di volare giù da un salto di roccia, quindi devi andare giù pianissimo. È un po' un peccato, ecco. Guardate il pizzo rosso lassù, mamma mia che bello, e che freddo che deve essere in cima, c'è un vento allucinante lassù, mamma mia, bello, magari un'altra volta, però non oggi. Oh, che bella visione, il rifugio vuol dire che siamo su e da qua in poi si scende. Si può andare qua! Il torrentello un po' ghiacciatino. Bello qua! Un po' di grumi! Polvere! Siamo giù! Prima del buio! Yeah! Bella! Mamma mia! Che tortura è l'ultimo pezzo, eh! Ore 6:30, pranzo e cena insieme. È l'ideale. Tutto insieme, solo questo abbiamo. È tutto chiuso, quindi non possiamo andare a fare la spesa. A posto. Buon appetito. Si comincia a tarallo. Vai. La situazione è vento forte anche qua in valle, in su comunque nuvoloso. Niente, abbiamo deciso che con ieri abbiamo andato abbastanza e ci tiriamo verso casa, anche perché oggi dovevamo rientrare comunque, quindi abbiamo fatto un giro corto. In più non si vede bene perché ci sono nuvole e nebbion, c'è un vento terribile in quota. Quindi a posto, è andata così, toccherà tornare e vedremo, insomma, magari con un po' più neve in basso, così si riesce a sciare anche altre uscite che partono un po' più in giù e vedremo il tempo un po' più bello, però dai, comunque bella esperienza, posti nuovi, visto un po' di zone. Grazie per guardare i miei video e ci vediamo alla prossima avventura. Intanto iscrivetevi se vi è piaciuto, così rimanete aggiornati, e mettete un like che a me fa piacere, a voi non costa niente. Ciao ciao!